l'anno scorso abbiamo avviato questo piano di formazione e niente, va bene? Buon lavoro. Va bene, io volevo aprire l'incontro con un paio di cose proprio volanti. Il progetto si chiama SPRINGS, è il progetto di prevenzione contro l'espressione scolastica. Come diceva prima l'insegnante Crea, è da un anno che collaboriamo non solo con il primo circolo, ma anche con la scuola media di Baldi e lo snodo H di Bazzano, il terzo circolo. E questo è l'ultimo incontro dei sei incontri previsti in SPRINGS. Fortuna e capacità vogliono che il prossimo anno faremo SPRINGS 2 grazie al contributo regionale che il nostro progetto SPRINGS 2 è stato finanziato dalla Regione Lombardia, quindi continueremo ancora per tutto l'anno prossimo con questo progetto grazie anche alla collaborazione che continuamente sia il primo circolo che la scuola media che il terzo continuano a darci. Questo garantisce alla nostra associazione di poter dare continuità a tutti i progetti di prevenzione della dispersione scolastica. Cosa dire? Il coinvolgimento è stato a fasi alterne quest'anno. Speriamo e ci aspettiamo che il prossimo anno, sia rispetto a voi insegnanti che rispetto ai genitori, possa essere frequentato il corso per dare un pezzettino in più sulle capacità formative che già voi avete a varie tematiche. Oggi appunto è quella del bullismo. La nostra associazione è una Onlus che si occupa, oltre che di dispersione scolastica, anche di altri tipi di progetti, tra cui handicap, riabilitazione sociale, eccetera. E in questo contesto ci occupiamo anche di minori con e senza problematiche specifiche che vanno incontro alla dispersione scolastica. Io chiudo, così vi lascio cominciare, ringrazio della vostra presenza, so che è stata voluta e cercata per oggi, quindi per noi è stato un piacere partecipare martedì. Per il prossimo anno sono già d'accordo che se avete delle esigenze specifiche ce lo dite e noi impostiamo la formazione e tutti gli altri servizi sulla base delle vostre esigenze. E vi presento la dottoressa Di Burgo, che è una collaboratrice psicologa del nuovo CERP, e buon incontro. Grazie. Buonasera a tutti, come Giuseppe, sono psicologa, lavoro con persone disabili e con minori con problematiche sociofamiliari da 5 anni e stasera terrò questo incontro sul bullismo e disturbi della condotta per circa un'ora. Faremo insieme e leggeremo insieme delle slide che vogliono essere non risolutive ovviamente del problema, del fenomeno, no? Del bullismo, annunciandovi prima di tutto che cosa sono i disturbi della condotta per poi dirvi cos'è il bullismo, dopodiché faremo una parte più interattiva, più di confronto, dopo una riflessione sulle slide che leggiamo insieme. Alcune insegnanti, ho visto che sono state presenti anche la volta scorsa, sono state un po' una discussione, ma anche per contare potrebbero portare anche delle riflessioni che l'incontro precedente hanno fatto insieme insegnanti e anche genitori, perché mi sembra che stasera genitori non ci siano, siete tutti insegnanti. Ok, perfetto. Andiamo subito, partiamo subito. Dicevamo prima, che cos'è il disturbo della condotta? Quindi diamo proprio una definizione su cosa ci dicono i manuali di psicologia di che cos'è il disturbo della condotta. È una persistente violazione dei diritti fondamentali degli altri o delle regole della società in cui il bambino o più frequentemente il ragazzo vive. Quindi ovviamente parole chiave sono la persistente violazione, quindi non si tratta di una occasionale violazione, ma deve essere sul presente almeno per 6 mesi continuativi con una frequenza e intensità molto forte questo tipo di violazione, dove sono implicate le regole e ovviamente le altre persone. La violazione si inserisce all'interno di 4 gruppi fondamentali. La distruzione della proprietà, esempio, immaginatevi bambini o adulti, vabbè, che usano incendiare, ad esempio, delle cose, no? Le aggressioni appunto a persone o animali. Bambini già predisposti a fare del male agli animali, ad esempio senza volerlo, possono anche stringere violentemente gli animali, nonostante ti si venga detto non stringerlo così forte perché gli fai male, il bambino non riesce a sentire il dolore che può provare o la persona, in questo caso l'animale. La frode e il furto. Gravi violazioni di regole, ad esempio marinare la scuola.
mi avevano ricordatevi che deve essere persistente e continuativa questa. Ecco, scusate, se vi interrompo, ci vedete tutti qua, perché vedo che c'è un po' di problemi, ecco. Perché questa zona non... Se no magari spostiamo il computer. Sì, sì, no, non tutto, solo. Andiamo avanti. I bambini o gli adolescenti con questo disturbo spesso innescano comportamenti aggressivi, quindi non solo per violazione della regola, ma anche proprio aggressività, quindi questo comportamento specifico, e reagiscono aggressivamente contro gli altri. Essi possono mostrare un comportamento prepotente, minaccioso o intimidatorio. Dando inizio, quindi dare inizio frequentemente a colluttazioni fisiche, possono usare delle armi, ovviamente qua la sfera degli disturbi della condotta copre un ampio numero di anni, quindi non è solo riferito ai bambini degli elementari che possono usare delle armi, quali coltelli o altro, insomma. Essere fisicamente crudeli con le persone o con gli animali, dicevamo. Ecco, può avere il suo esordio nella fanciullezza o nell'adolescenza. Il tipo esordio nella fanciullezza prima dei 10 anni di età, quindi se questo disturbo lo notiamo già la più fascia, una tenera età, tende ad essere più grave ed avere una prognosi peggiore. Quindi più si va in là nell'età e più è difficile estinguere questo tipo di disturbo. È prevista una specificazione di gravità del disturbo su 3 livelli, quindi abbiamo il disturbo della condotta lieve, moderato, grave, un po' come tutte le varie patologie, no? In funzione della quantità di sintomi presenti e dei danni che questi sintomi provocano agli altri. Questi tipi di diagnosi vengono fatti ovviamente da persone specializzate, attraverso specifici colloqui, testistiche, eccetera. Non lo può fare un medico ovviamente di base, ma deve farlo un neuropsichiatra infantile per quanto riguarda i bambini, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e ovviamente in fase terminale. Ecco, adesso ci addentriamo maggiormente nel bullismo. Negli ultimi anni il termine bullismo è comparso frequentemente nelle cronache dei giornali e della televisione, presentando dei nuovi minori capaci di gravi condotte sociali sempre più vittime di disagio e abbandono scolastico. Quindi adesso facciamo rientrare il bullismo, che potrebbe rientrare a sua volta nel disturbo della condotta, e vediamo in che modo può rientrare nel disturbo della condotta o meno. Adesso poi ci riflettiamo su questa cosa. Adesso andiamo a parlare di un fenomeno più che altro sociale, quindi non da manuale diagnostico, ma di un termine specifico che la nostra società sta utilizzando negli ultimi 10 anni in particolare, no? E appunto, dicevo che è riprodotto questo termine dai mass media, un fenomeno mass mediatico, e si lega al fenomeno della dispersione scolastica per quanto accadono degli episodi specifici che adesso vedremo nelle prossime slide. Yeah.